Ciao a tutti. IndieCraft è una rubrica nella quale vi proporremo delle mini video recensioni di videogiochi indie e non solo, disponibili sulle varie piattaforme digitali, per darvi il nostro parere e consigliarvi o sconsigliarvi il loro acquisto. Hyperdrive Massacre è il primo titolo di 3-4 Big Things, software house torinese nato ormai un paio di anni fa. Già uscito qualche mese fa su PC, questo sparatutto multiplayer fatto per essere giocato sul divano assieme agli amici, esce in questi giorni anche su Xbox One. Con le sue 6 modalità di gioco, dal classico Deathmatch alle originali Death Race, Spong e Space Soccer, e un sacco di squadre sbloccabili vincendo partita su partita, Hyperdrive Massacre si presenta alquanto ricco di contenuti. Giocare in multiplayer locale con altri 3 amici è sicuramente il modo migliore per goderselo, ma per i Forever Alone esiste anche la possibilità di sfidare i bot controllati dall'intelligenza artificiale. Lo stile grafico che richiama molto i coin-op di una volta, la colonna sonora elettronica dalle profonde influenze anni 80 e un gameplay che sembra arrivare dritto dagli shooter 2D tanto apprezzati dai giocatori di una volta, lo rendono un divertimento perfetto soltanto per tutti coloro che hanno almeno 3 decenni sulle spalle, gli unici che probabilmente riusciranno ad apprezzare pienamente tutti i riferimenti degli sviluppatori. Ed è forse questo il limite più grosso del gioco di 3-4 Big Things, quello di poter essere goduto fino in fondo soltanto da chi videogioca da tantissimo tempo.